vittoria di misura che va alla testa della classifica, la Siena Lunghese, la formazione rossoblù ha il merito di bloccare il match in avvio di partita, in una gara giocata sin dall'inizio a viso aperto dalle due squadre, in grado di sviluppare azioni efficaci e tenendo in preallarme le due difese. Bravo Vasserra a incuniarsi fra le maglie dei centrali gialloblu e a approfittare di un retropassaggio rubando il tempo ad Artini in uscita e spedire in rete il pallone del gol partito. La reazione degli 11 di Nardi è immediata e Travaglina appostato sul secondo palo da buona posizione non inquadra la porta. Insiste il Valdarno e sugli sviluppi di un calcio piazzato di Bigeschi la palla giunge a Barbero che tenta la soluzione da sottomisura senza fortuna. Non cambia la fisionomia della partita nella ripresa con il Valdarno proiettato in avanti alla ricerca del pareggio. È Siena Lunghese che opera in contropiede, su tiro cross Alterini non trattiene la palla che arriva sui piedi di Chiasserini che dal limite non trova la porta. È l'ultima emozione di un match che vale la prima posizione alla Siena Lunghese, squadra in grado di mettere in pratica un gioco semplice e renditizio e che d'ora in avanti può cominciare a nutrire ambizioni importanti. Al Valdarno non è bastato il cuore, la grinta, la voglia di onorare la maglia fino alla fine, però si è trovata di fronte la squadra più in forma del campionato e sicuramente alla formazione allenata da Nardi non mancheranno le occasioni per rifarsi.